Lei nel suo intervento oggi a Imperia non ha nascosto le difficoltà che lei è andato a rivedere dei diversi stop e ha chiesto soluzioni, non scorciatoie. Sì, perché credo che la richiesta della DOP sia una richiesta che nasce dalla consapevolezza voler fare un passo in avanti, sia nell'ambito della qualità, dei controlli, della garanzia del prodotto, sia anche verso l'unità dei produttori, cioè cercando in qualche modo di trovare una sintesi tra il variegato mondo della produzione e della trasformazione. Credo che questo sia un dato importante e per questo anche il Ministero deve cercare in ogni modo di accompagnare questo processo. In questo processo lei ha anche ricordato che bisogna fare più attenzione a chi lavora e vive nelle zone più marginali. Sì, noi sempre di più dobbiamo andare a rammentarci che l'agricoltore è il vero custode del territorio. Quando noi non garantiamo la possibilità di stare nelle aree rurali perché non diamo i servizi di welfare, la scuola, la sanità, i trasporti, noi precludiamo la possibilità di sviluppo e peraltro mettiamo anche a repentaglio il nostro stesso territorio. I continui drammi a cui stiamo assistendo nell'ambito appunto ambientale sono anche la denuncia di un abbandono che c'è stato per troppo tempo.